Oggi riceviamo Federico Di Francesco, un giocatore del Bologna, in un oratorio della città, l'oratorio d'Onorione, per dare il via alla Junior Team Cup, un torneo che coinvolge gli oratori delle nostre parrocchie unitamente al Centro Sportivo Italiano insieme alla Lega Calcio, perché lo sport torni a essere protagonista nei nostri oratori, dove tutta la persona è raggiunta, non soltanto nella sua attività sportiva, ma nell'educazione più integrale della persona umana. Oggi poi si crea anche un importante connubio con il mondo dello sport professionistico e di vertice, tutto nell'ottica della crescita dei ragazzi, per cui oggi siamo qui con Di Francesco assieme all'oratorio d'Onorione e ci sono tantissimi altri appuntamenti per questo torneo che portiamo avanti insieme. Il numero di tesserati è in discreta crescita. Naturalmente l'impegno più importante è quello di coinvolgere gli animatori, gli educatori e chi tutti i giorni è a contatto con i ragazzi, per cui sicuramente con l'attività sportiva troveremo delle ottime strade di sinergia. Nel pre-gare di Bologna Inter, due oratori, il Don Orione e l'oratorio della parrocchia di Santa Teresa, si incontrano. È uno dei momenti apici del torneo, che in realtà poi si svolge tra parrocchi e oratori delle nostre comunità parrocchiali nei vari campi disseminati nel nostro territorio cittadino. È un torneo che ci consente di, attraverso lo strumento dello sport, di stare con i nostri ragazzi e di avviarli a una vita sportiva che però incontri anche il Signore Gesù, che è il vero protagonista in un certo qual modo della vita delle nostre comunità parrocchiali e quindi anche della vita sportiva che si svolge all'interno di esse. Siamo nella parrocchia di Don Orione, un discepolo di Don Bosco che ha fatto sì che nei luoghi di oratori, nei luoghi in cui i ragazzi potevano giocare, divertirsi, magari anche a fianco poter crescere attraverso lo studio, ma lì incontrare un prete, lì incontrare un educatore, incontrare un allenatore che con una parola all'orecchio, una parola buona, li accompagnavano poi nella loro crescita, nel cammino delle grandi scelte.